Benvenuti a Nostra Madre Terra, trasmissione che va in onda da Pordenone, che si occupa di tutto ciò che fa agricoltura nel Friuli Venezia Giulia. Io vi accolgo bardato da Duca Emerito dei Vini Friulani per potervi benedire, come vi benedico, nel nome della vite e del vino. E vi annuncio questa trasmissione che si occupa di mercati, ambiente, ecologia, tecnologia, tradizioni, attualità, enologia, gastronomia, giardinaggio, vita all'aperto, animali, fiere, sagre, manifestazioni, feste, tutto ciò che insomma ci lega a nostra Santa Madre Terra. E questi sono i nostri collaboratori. Roberto De Grandi, l'inviato, coordinatore e responsabile del programma. Renzo Sovran, l'uomo delle notizie. Piero Pittaro, la voce dell'esperienza. Mario Gentili, il nostro veterinario. Il medico, il dottor Gubiani, che ci parla degli alimenti sani. Vania Bosic, che visiterà per noi fiere, mercati, sagre, manifestazioni. Reginetta Giacomini, che ci parla dei prezzi e delle politiche agricole. Gian Giuseppe Carpenedo ci spiega i valori della terra. E Lidia, che interrogerà per noi la luna e le stelle. E quindi lei, Roma, la nostra opinionista, pezzata rossa di tanto latte e poche ma sentite parole. E infine la band, i Folk Ti Trai. Il vino e il latte dei vecchi. Buongiorno, buona domenica. Prima trasmissione di Nostra Madre Terra, dalla sede dei Coldiretti di Pordenone con il presidente Cesare Bertoia. Siamo qua perché la maggior volontà espressa per avere questa trasmissione è stata la vostra. Voi avete voluto dare voce a tutto il mondo agricolo di tutta la regione di Pordenone, ovviamente. Una grande emozione perché insomma la prima trasmissione, come dicevi, e credo che Coldiretti abbia voluto veramente, ma come sempre devo dire, anticipare un po' i tempi, perché è fondamentale la comunicazione nei confronti del settore agroalimentare, settore agricolo, abbiamo ritenuto fondamentale, per cui abbiamo condiviso un importante progetto che è quello di dare vita, voglio dire, a un'ulteriore comunicazione nel nostro territorio. Per parlare di cose concrete, perché noi non parliamo di aria, abbiamo sul tavolo il Prosecco e la Pitina. La Pitina perché ha appena ricevuto il riconoscimento della denominazione IGP, quindi di geografica, e questo è molto importante perché un prodotto di nicchia si trasforma in un prodotto commerciale. E il Prosecco per i valori che rappresenta. Ma sì, devo dire due prodotti effettivamente che sono uno all'opposto dall'altro. Uno, abbiamo una grande peculiarità che è quella della Pitina, come dicevi, un grande risultato all'IGP, non facile da ottenere, ed è un prodotto di estrema di nicchia che produciamo nella nostra provincia, che però comunque ha dei numeri. Dall'altra parte abbiamo, chiamiamo il nostro, il re, diciamo il Prosecco, che in questo caso sta facendo degli importanti numeri e sta dando dei grandi risultati a quello che è il settore vitivinicolo della nostra provincia. Mi scusi Presidente, io, conoscendo tanti vitivinicoltori, anche perché vengo dal Ducato del Vino, quindi ne conosco tanti, vedo un po' di snobismo nei confronti del Prosecco, però in questo momento vi dà da mangiare, mi pare. Ma devo dire sì, beh, a parte, credo sicuramente che in agricoltura di solito quando le cose funzionano un po' di invidia, un po' di sana e buona invidia ci sta sempre. Però credo che il Prosecco non è soltanto un fenomeno, è un vino che comunque guadagna a livello internazionale una grande attenzione, e credo che questo comunque non si possa lasciare al caso. Abbiamo 4.000 ettari in Friuli, non abbiamo 5, per cui dobbiamo essere consapevoli che il fenomeno non è solo un fenomeno, il Prosecco è un vino e che oggi l'indotto sta dando degli importanti risultati non soltanto al settore vitivinicolo ma a tutto l'indotto di questo. Ma restando al Prosecco, io credo sia anche un grande traino, sia un modo per avvicinare la gente al vino, cioè dargli un gran refosco è molto più difficile che dargli da bere un Prosecco.
Ma io credo innanzitutto che, allora, nessuno mette in discussione quelli che sono i grandi vini autoctoni della nostra regione. Credo che siano assolutamente indispensabili, anzi credo sia un grande valore aggiunto di questa regione questi vini, però dobbiamo dire che l'entrata del Prosecco nel settore vitivinicolo friulano ha creato anche, diciamo, le dinamiche per un traino di tutti quelli che sono i nostri autoctoni, per cui credo che il Prosecco non sia un qualcosa che va a discapito di quelli che sono i vitigni nostri autoctoni. Sicuramente per quello che riguarda la nostra provincia abbiamo estirpato tanti autoctoni per mettere Prosecco, però credo che abbiamo anche dei numeri per quel che riguarda, voglio dire, il Merlot, il Cabernet, il Friulano, comunque altri vitigni autoctoni che comunque non sono secondi, insomma, in questo caso. Ma senta, mi consenta una domanda un po' personale. C'erano tanti giornalisti che potevano fare una trasmissione come questa. Siete venuti da me, perché? Beh, insomma, questa è una domanda un po' così imbarazzante, devo dire. Beh, innanzitutto credo che lei, Vilot, racconta da tantissimi anni con grande passione quello che è il nostro settore agroalimentare del Friuli con la vita nei campi. Io la ringrazio e la ringrazio anche per la citazione della vita nei campi. La vita nei campi è una gloriosissima trasmissione della RAI che va in onda tutta la domenica mattina, che è stata fatta a suo tempo da Isi Benini e poi è stata proseguita da Claudio Coiuti, da Cesare Russo, Buonanima, da Licio Damiani, da Bruno Damiani, poi anche da Marco Buzziolo, da me, in questo momento è Armando Mucchino che la porta avanti. Noi non siamo altro che una evoluzione televisiva di una trasmissione che si occupa di agricoltura. Sentiamo adesso il commento di Roma. Quando farò il latte a bollicine sarà una rivoluzione. Me lo pagheranno il doppio. Entriamo ora nel vivo della nostra trasmissione andando a vedere come si fa questa pitina in una zona peraltro bellissima e poco conosciuta della nostra regione. Ce l'ha per noi Roberto De Grandi. Siamo con Filippo Bier, siamo a Cavasso Nuovo. Filippo è l'uomo della pitina, uno dei più conosciuti, diciamo, per questa particolarità, per questo piatto speciale, che come viene preparato innanzitutto? Allora, la pitina è tanto un salume e io la definisco sempre un salume ma non un salame, perché non ha il budello, quindi normalmente il salame si intende un insaccato, no? E quindi, ma la pitina, mangiamo tutto della pitina, infatti non è un insaccato, come vediamo questa è una polpetta, diciamo a forma di polpetta. Anticamente si usavano le carni di capra, di pecora o di camoscio, quindi queste si, utilizzando solamente il magro dell'animale, si passavano, cioè una volta chiaramente macinate e impastate con del sale, pepe, vino e aglio, si formano queste polpettine e si passano nella farina di polenta, per cui non sono insaccate come dicevamo prima. Con quanti tipi di carne si può produrre la pitina? Allora, dal 23 aprile avremo l'IGP, abbiamo fatto un disciplinare di produzione che è approvato dalla Comunità Europea, dal 23 aprile saremo un IGP e nel disciplinare sono previste queste varietà, cioè la capra, il camoscio e la pecora, che erano quelle tradizionali, e in più è stato aggiunto il daino, il cervo e il capriolo, come carni anche, diciamo, che ormai sono animali che normalmente si trovano qui nei nostri boschi. Filippo, ci spieghi passo passo il processo di produzione della pitina, perché non è un salame normale, quindi ci sarà un procedimento differente dal solito per produrlo. Una volta macellato l'animale si utilizzano solamente i tagli magri di carne, quindi tutta la parte nobile in un certo senso, no? Dopodiché viene macinata assieme a una piccola percentuale di lardo spallotto o pancetta di maiale. E questo è, diciamo, si è iniziato ad aggiungere proprio questo grasso di maiale dai primi anni 50, perché il prodotto in questo modo è stato anche migliorato, mentre prima i nostri vecchi addirittura lasciavano parte del grasso dell'animale, però quello sappiamo bene che dopo irrangidiva e quindi non era molto apprezzato. Oggi facciamo un prodotto di qualità, quindi, come ripeto, allora prendiamo queste carni magre, un po' di lardo, nella misura massima lardo chiaramente del 25%, quindi 70% di magro e 25% di lardo, si aggiunge sale, pepe, vino e aglio,
Dopo ogni ricetta, ogni famiglia, come usavano una volta, avevano le sue erbe aromatiche che aggiungevano sempre nell'impasto. Dopodiché il processo è molto semplice, cioè si formano delle polpette, normalmente possono variare tra i 150 e i 250-300 grammi al massimo l'una, fresche. Quindi formate quelle polpettine, si passano nella farina di mais, e qui vediamo proprio la farina di mais perché? Perché in montagna non c'erano, i nostri vecchi non avevano insaccatrici, non c'erano i budelli, però la farina di mais per fare la polenta ce l'avevano tutti in casa, no? Quindi la farina va esattamente a sostituire il budello. Dopodiché, una volta infarinate, venivano messe subito nell'affumicatoio. Teniamo presente che l'affumicatoio non era tanto, diciamo così, per dare, aromatizzare di fumo le carni. Noi teniamo, dobbiamo immaginare che viviamo qui nei primi anni dell'Ottocento o metà Ottocento, quindi la pitina si lavorava normalmente dalla fine di novembre-dicembre in zone di montagna, quando la temperatura va al di sotto anche dei 6-7 gradi al di sotto dello zero, per cui era importante mettere questo salume vicino al caldo per poter permettere l'avvio della fermentazione, quindi per iniziare una fase di asciugatura nel prodotto. Quindi venivano appunto messe al caldo vicino al fuoco. Chiaramente una volta non avevano le celle di stagionatura, di asciugatura, non avevano le stufe, le mettevano vicino alla cappa del fogher, che era il fogher, che è diverso dal caminetto, attenzione, erano intorno al fogher, e lì in un ambiente caldo e affumicato, perché c'era anche del fumo in questo ambiente, si asciugavano, perché diciamo così, la temperatura più alta permetteva al sale di sciogliersi nelle carni, quindi asciugava la pitina, e che prendeva anche da fumo. È chiaro che se si bruciava del ginepro, se si bruciava legno profumato, anche il salume prendeva degli aromi gradevoli rispetto a, diciamo, al salume normale. Bene, io direi che qua da Cavasso Nuovo è tutto, la pittina, mamma magno, Ciao. Ciao a tutti. Passiamo alle notizie adesso della settimana, a cura di Renzo Sovran. Buona domenica e benvenuti allo Spazio News. Partiamo subito con un'importante novità introdotta lo scorso martedì 13 febbraio. In questa data è infatti scattato l'obbligo di indicare in etichetta l'origine del grano utilizzato nella pasta. Un'occasione per imparare a leggere le nuove informazioni, fare scelte di acquisto consapevoli, fermare le speculazioni e garantire maggiore trasparenza nel commercio a tutela delle aziende agricole e dei cittadini. Finalmente, commenta la Coldiretti, usciranno dall'anonimato e saranno riconoscibili nelle etichette della pasta 4,3 miliardi di chili di grano duro italiano. Cresce il numero dei giovani agricoltori italiani del 9%, sono infatti il numero di imprese agricole italiane condotte da Under 35, che vedono nel cibo made in Italy nuove ed interessanti prospettive di futuro, dei campi alla tavola, portando l'Italia ai vertici in Europa per numero di aziende condotte da giovani. Parliamo ora di imprese rosa. Il COPPA, l'Organizzazione Europea degli Agricoltori, invita le agricoltrici europee a presentare le proprie candidature per l'edizione 2018 del premio sull'innovazione sul tema soluzioni innovative per la sostenibilità agricola. L'obiettivo è dare visibilità alle attività e ai progetti innovativi portati avanti dalle donne nel settore agricolo e forestale in tutta l'UE. Parliamo ora di agricoltura di precisione. Dai sistemi GPS all'utilizzo dei droni, dai sensori nei campi alle etichette intelligenti fino ai sistemi di avanguardia nella produzione ecocompatibile, il mercato dell'agricoltura di precisione in Italia vale circa 100 milioni di euro, anche se ad oggi solo l'1% della superficie agricola coltivata è interessata. Parliamo ora di un importante accordo internazionale. Dopo il CETA, infatti, arriva il Mercosur e l'agricoltura italiana torna ad essere merce di scambio per accordi internazionali, che rischiano di danneggiare gravemente le imprese agricole e le produzioni made in Italy. A denunciarlo è la Coldiretti, in riferimento al negoziato commerciale che l'Unione Europea ha intrapreso con i paesi del mercato comune dell'America Meridionale. Concludiamo con uno sguardo sugli eventi in programmazione in questi giorni. Specificatamente oggi a Pordenone e per l'intera giornata, nell'ambito del mercato organizzato in occasione della Sagra di San Valentino, nella stessa via San Valentino, ci sarà uno spazio dedicato al mercato di Campagna Amica, dove saranno presenti i produttori agricoli in vendita diretta che proporranno prodotti a chilometro zero.
Sempre a proposito di Campagna Amica, tutti mercoledì e sabato, dalle 8 alle 13 a Pordenone in Borgo Sant'Antonio, è aperto il mercato agricolo coperto. E torniamo ora a Pordenone, dove si è tenuta la fiera della cucina per piacere e per mestiere. C'è andata per noi Vania Bosic. Cucinare per mestiere, cucinare per piacere, è lo slogan della sesta edizione di Cucinare, fiera una gastronomica che si sta tenendo a Pordenone dal 10 al 13 febbraio, dove potrete trovare le eccellenze enogastronomiche friulane e italiane. Sono qua con Sebastiano, proprietario di Malga Alta Carnia. Ciao Seba. Ciao, ciao a tutti voi. Allora, vorrei chiederti, siamo qua alla fiera, i formaggi che vanno di più? I formaggi che vanno di più, per quello che mi riguarda, essendo un'azienda che fa affinamento di formaggi, sicuramente sono quelli un po' più invecchiati, però c'è un buon apprezzamento su tutta la filiera. Chiaramente io tratto formaggi di Malga, quindi formaggio di Malga adesso fresco non ce n'è, e gli alpeggi sono finiti verso il mese di ottobre. E quindi il consumatore deve essere direzionato anche dal sottoscritto per apprezzare quelli un po' più stagionati, per forza di cose. Certo, è una curiosità, il latte da quali mucche proviene? Sono tutte mucche autoctone, chiaramente sono aziende che lavorano nel periodo che va da giugno a settembre mediamente, per cui è una mucca che ha mangiato erba al pascolo. È molto importante perché poi attraverso questo tipo di alimentazione puoi sentire anche le sfumature sui formaggi, quindi è fondamentale che ogni alpeggio faccia il proprio formaggio nella propria dislocazione, e attraverso questa metodica il consumatore finale può apprezzare una Malga invece di un'altra, quindi insomma può comunque sentire la diversità dei pascoli attraverso il formaggio. Prima ci hai detto che sono 3 anni che partecipi alla fiera, come incide sulla tua azienda questa partecipazione? Diciamo che i contatti ci sono attraverso chiaramente, la mia azienda è un'azienda piccola, quindi serve prima il consumatore finale, poi chiaramente abbiamo anche dei contatti con il canale tra virgolette ingrosso, ed è un canale che si può coltivare appunto attraverso i contatti, magari si conosce il ristoratore, domani a mezzogiorno e mezzo facciamo un laboratorio con una degustazione di stravecchi al padiglione 7, allo stand numero 2, quindi oltre a servire diciamo la spesa finale, cerchiamo sempre di avere magari il contatto con qualche la collaborazione. Sì, esatto. Grazie mille Seba, grazie per la tua gentilezza. Grazie a voi. Sono qua con Renzo, proprietario della pasticceria artigianale di Lenardo. Ciao Renzo. Ciao. Allora, Renzo ha portato una meraviglia alla nostra fiera, ovvero dei strudel artigianali. Renzo, spiegaci il segreto di questi strudel. I miei strudel sono fatti artigianalmente. Usiamo fare la sfoglia come la facevano una volta. Naturalmente le mele, le noci e tutto il resto è della nostra produzione e della nostra zona in montagna. Facciamo come una volta, impastiamo e come si vede sono artigianali un po'. Come quelli che troveremo a casa, no? Delle nonne. Ecco, sì, uguale, preciso. Va bene Renzo, allora noi brindiamo a questo meraviglioso prodotto friulano e inauguriamo la fiera. Sì, grazie mille Renzo. Prego, grazie a voi. Sono qua con Joel, che ha portato in fiera la gubana, simbolo del Friuli. Ciao Joel. Ciao, buongiorno. Allora Joel, dici, come le preparate? So che la vostra azienda si distingue per una cosa molto importante. Allora sì, noi ancora come una volta facciamo le gubane appunto come si facevano una volta. Tutt'oggi vengono fatte tutte quante a mano, anche perché non esiste metodo alternativo di farle a mano come la tradizione, e sono dolci che riprendono la ricetta antica come la faceva mia nonna, essendo un'azienda fondata negli anni 50. Dentro ci mettiamo noci, nocciole, pinoli, uvetta, che è il ripieno appunto tipico come tuttora lo fanno le signore delle nostre zone. Oltre alla gubana, Joel, abbiamo visto che avete anche un altro prodotto, puoi descrivercelo? Allora, oltre alla gubana abbiamo portato gli strucchi, essendo un prodotto appunto tipico delle valli, è fatto con lo stesso ripieno della gubana e dentro abbiamo sempre le noci, nocciole, pinoli, l'uvetta, però è avvolto in una pasta folla e viene fritto. È un dolce che comunque si mangia tutto l'anno, un po' come la gubana.
Va bene, Gioele, grazie mille per averci portato questo meraviglioso prodotto e per la tua gentilezza. Grazie a voi. Sono qua con Billy, che ha portato in fiera la macelleria Mio. Ciao Billy. Ciao, ciao. Allora Billy, tu mi hai detto prima che hai tante passioni, tra le quali le griglie, gli spiedi, gli insaccati. Spiegacele. Sì, beh, siamo qua a cucinare da ormai dalla prima edizione e partecipiamo con tutti i miei salumi di produzione mia. E dopodiché ho fatto anche dei laboratori con la mortadella con radicchio, che è una cosa particolare che ho diciamo inventato io, e anche con altre cose. Dopodiché, oltre a proporre tutti i miei salumi, io ho una macelleria a Pravisdomini e porto avanti una tradizione di famiglia dal 1900 e stiamo continuando, insomma. Il nonno, il papà, io, poi vedremo, insomma, andremo avanti. Per la tua macelleria, fiera di questo genere, quanto beneficia la macelleria di eventi simili? Beh, chiaro, cioè io sono un piccolo produttore artigianale di prodotti che, come una volta, no? Che si usava un prodotto, cioè classico, carne, sale, pepe, maturazione, e ormai non ce ne sono più tanti, quindi... aiuta il cliente, che potenziale cliente che potrebbe venire e cerca un prodotto di qualità nella mia macelleria e trova tutti questi prodotti. Tra l'altro li produco tutti io, perché dal salame, la soppressa, il lingual, che è una cosa straordinaria, la pitina, la mortadella con radicchio, quel prosciutto cotto affumicato a legna naturale, trovano tutti questi prodotti che ormai non si trovano più tanto facilmente. Va benissimo, grazie per portarci in fiera prodotti così antichi e vecchi della nostra tradizione. Grazie mille. Grazie a te e grazie a voi. Arrivederci. Sono qua con William, proprietario dell'azienda Borgo Veritas, azienda vitivinicola presente nella provincia di Pordenone. Ciao William. Buongiorno a tutti. Allora William, dici, la tua azienda da quanto è nata? L'azienda vitivinicola è nata circa 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, solamente che noi i vigneti li abbiamo già da diverse generazioni, ecco. Quindi assieme agli altri 2 soci abbiamo deciso di intraprendere questa nuova attività imprenditoriale, anche perché la materia, i vigneti, le vigne nel territorio, a cavallo del territorio pordenonese, circa 30 ettari, li abbiamo conferiti all'interno di questa azienda. Quindi un'azienda giovane ma non troppo, ecco. Ok, va bene, quindi un'esperienza ben presente da molti anni. Molto ben presente da tanti anni nel panorama pordenonese. Certo, e vediamo un attimo i vini. Quali sono i vostri cavalli di battaglia? Noi produciamo 9 tipologie di vini, ma i cavalli di battaglia vanno dal Prosecco DOC alla Ribolla Gialla spumantizzata, che rappresenta ad oggi il cavallo di battaglia non solo della nostra cantina, ma un po' forse di tutto il Friuli. E poi produciamo i vini meramente autoctoni, quali il Merlot, il Cabernet, il Refosco d'Alpe d'Uncolo Rosso e altre cuvee molto importanti. Questo è un breve assunto di quella che è la nostra produzione attuale, ecco. Ok, e ultima curiosità, da quanti anni siete qua nella fiera, venite? Noi qua nella fiera è il secondo anno qua che veniamo, ma abbiamo intenzione, visto l'ottimo riscontro di questi ultimi 2 anni, di radicarci sempre di più, perché comunque noi apparteniamo al territorio pordenonese e vediamo che riscontro da Pordenone, dal Friuli Venezia Giulia e anche dal Triveneto, il nord Italia, l'affluenza che è sempre più in aumento, per cui l'evento fieristico di cucinare di quest'anno 2018 è un evento che sta dando ogni anno sempre più persone, per cui credo che andremo a consolidarci sempre di più all'interno di questo evento fieristico, ecco. Perfetto, allora grazie mille per le eccellenze che ci portate in queste meravigliose fiere. Grazie, arrivederci. Grazie. E della fiera cucinare di Pordenone è tutto. Un saluto ai nostri telespettatori. Dopo un tripudio di vini e di bevande come quello che ci ha mostrato Vania, è necessario fare una riflessione di carattere medico. La fa per noi il dottor Mauro Gubiani, uomo di grande esperienza, di scienza e umanità.
Buongiorno e buona domenica a tutti. Sono il dottor Gubiani Mauro e faccio il medico di medicina generale a Udine dal lontano 1982 e ho anche la specialità in cardiologia, quindi il problema dell'alimentazione che viene trattato in questa trasmissione è un problema che affronto parecchie volte con il corso dei miei pazienti, sia per i loro effetti benefici dell'alimentazione, sia per effetti nefasti. Ovviamente l'obesità è uno dei problemi che ci attanagliano. Per quanto riguarda il problema dell'alimentazione legata alla carne di maiale, dobbiamo fare un piccolo preambolo dicendo che l'uomo è nato cacciatore e quindi dai primordi si dedicava alla caccia praticamente tutto il giorno, ovviamente consumava anche molta energia, quindi aveva bisogno di mangiare delle sostanze che gli dessero proteine. Queste proteine venivano appunto date dalla carne selvatica, e a queste aggiungeva anche delle bacche, dei germogli, delle foglie, delle piante che crescevano spontaneamente nei posti dove lui abitava. Poi si accorse che forse era meglio fermarsi in un posto unico e cominciare a coltivare sia le piante sia a cominciare ad allevare gli animali. Ovviamente non poté allevare tutti gli animali, poté allevare solo quei che chiamiamo noi oggi animali domestici, perché appunto le leone, le elefanti, le tigri, gli animali selvatici non possono certo essere allevati. Ma per quanto riguarda il maiale, i primi che pensarono di sfruttare questo animale domestico furono i cinesi, che cominciarono ad allevarlo fra il 5000 e l'8000 a.C. Per quanto riguarda poi la carne di maiale e la carne in genere, c'è da sfatare un mito, cioè nel senso che alcuni dicono che la carne in genere sia cancerogena e faccia insorgere i tumori dell'intestino. Questo non è assolutamente vero ed è stato dimostrato anche da un rapporto dell'OMS del 2015, nel quale si vede sì che le carni possono fare male, ma le carni lavorate sono quelle che fanno male, quindi quando si aggiungono le spezie, si aggiungono i grassi, e notoriamente il salame e il cotechino non possono essere certo chiamati carni magre. Quindi dobbiamo sfatare questo mito: la carne fa bene e non fa assolutamente venire il tumore al colon. Ora, per parlare della carne del maiale, bisognerebbe fare anche una piccola distinzione fra carni bianche e carni rosse, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Ditelo con i fiori, ma come fare? Lo chiediamo a Daniela del Garden Center. Siamo al Daniela Garden Center, 30 anni di attività, giusto? Sì, manca ancora un anno, ma sono 30 anni, sì dai, 29 anni. 29 sì. Anni. La vostra responsabile produzione? Stefania, piacere. Allora, siamo nel periodo di San Valentino che è appena trascorso, è appena passato. Quali sono i fiori più richiesti? Sicuramente la rosa recisa è il regalo maggiore. Esatto, più gettonato. Daniela, i colori? I colori è il rosso. Il rosso. Che è amore. 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 Il bianco? Poi c'è il bianco, amore puro, passione. Amore, purezza, bianco, simbolo della purezza. Sì. Però quello che va più di tutto è il rosso. È il rosso. Poco il blu. Poco il blu. Blu è il giallo. Il giallo, allegria. Gelosia. Allora diciamo che... Meglio lasciarlo in parte. Lo lasciamo in pace. Allora la rossa è per l'amorosa, la bianca per la mamma e per l'amante quale va? La blu o la gialla? La blu. E la gialla? La gialla è per l'amorosa anche quella. Per l'amorosa anche quella. Bene. Allora un saluto da Bruniera, Garden Center, Daniela. Fa anche rima, forte. Sì. E a questo punto la parola a Piero Pittaro, patriarca dei vitivinicoltori di questa regione, e quando parla di vino chiama in causa persino il padre Dante. Voi sapete nel primo cantico, l'inferno, cosa c'è scritto davanti alla porta dell'inferno? Ve lo dico com'è e poi ve lo dico come l'ho trasformato nell'ingresso in cantina. Dice Dante, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza, il primo amore. Davanti a me non fur cose create se non eterne, ed io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Proviamo a trasportare questo pezzo del cantico in una cantina. All'ingresso di una porta e c'è scritto
Per me si va nella città gaudente, per me si va nell'eterno sapore, per me si va tra la beata gente, il vin lo fece il mio bravo fattore. Fecemi il calor di questo estate, con tanta sapienza e tanto amore. Davanti a me non fu vin creato se non eterno, ed io in eterno bevo. Bevete in abbondanza voi che entrate. Sento Roma che si agita, cosa succede? Che uomo quel Pitaro, che studiato. Un giorno dovete portarmi nel suo museo. Dici sul serio? A robe favolose. E siamo giunti al momento più tecnico della nostra trasmissione, con la nota sui mercati, le politiche agricole, i prezzi, le quotazioni. Sentiamo in proposito una grande esperta, Reginetta Giacomini. Buongiorno a tutti, mi chiamo Reginetta Giacomini e lavoro all'assessorato regionale alle risorse agricole. Mi occupo dell'appuntamento settimanale con la borsa dei prodotti agricoli. Oggi parleremo di cereali e i prezzi sono quelli rilevati sulla piazza di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,40 e 16,60 euro il quintale. Il frumento buono mercantile tra i 18 e i 18,20 euro sempre il quintale, l'orzo tra 16,50 e 17 euro, la soia tra 36,70 e 37,20 euro il quintale. Tutti i prezzi sono IVA esclusa e franco magazzino. Leggermente più bassi i valori alla borsa merci di Treviso, fatta eccezione per la soia, quotata 1 euro in più al quintale. Stazionario l'andamento settimanale dei mercati. Arrivederci alla prossima settimana. Ed ora un servizio che è una spiegazione. Nel presentarvi nostra madre terra, io mi sono vestito da duca emerito dei vini friulani. È giunto il momento di vedere che cos'è questo ducato dei vini friulani. E lo facciamo assieme al suo duca in carica, Loris Basso, intervistato per noi da Renzo Sovrani. Amici di nostra madre terra, per questa prima puntata abbiamo un incontro molto importante del quale siamo onorati. Abbiamo con noi Loris Basso, duca del Ducato dei Vini Friulani. Parliamo un po' di questo ducato, di questa importante istituzione. Quando nasce? Buongiorno a tutti. Questa istituzione compie quest'anno ben 45 anni. Difatti è stata fondata nel lontano 1972 nella città longobarda di Cividale, ecco perché si chiama Ducato. Grazie allo spirito di volontà di tanti amici dell'enogastronomia friulana. Da Isi Benini a Candolini, Alfeo Mizzau, ma i produttori di vini, i vari Felluga, il Gigi Valle, il Collavini, il Pittaro, si trovarono e ritengono opportuno promuovere la nostra enogastronomia. Lo scopo appunto del Ducato è quello di difendere, diffondere quelli sono i prodotti della nostra terra. Poi coincise nel 1970 proprio con quel cambio di passo che i nostri produttori dovettero fare nella scelta della qualità per promuovere il vino. Finora il vino arrivava forse fino a Venezia, in Damigiana, forse solamente i Felluga, il Gigi Valle cominciò a imbottigliare, però ritengono di aumentare la qualità imbottigliando il vino. Ecco che allora il Ducato, una delle prime mission è stata quella di diffondere e divulgare proprio il vino in bottiglia nella qualità. Allora si cominciarono prima a istituire le prime contee, le prime delegazioni. Vediamo qua dietro che c'è addirittura la delegazione di New York, a Toronto. Ecco che allora la promozione dei vini cominciò a essere divulgata in modo coerente, anche perché non c'erano istituzioni che avevano come scopo la divulgazione. Sappiamo che una delle attività più importanti del Ducato durante l'anno sono le diete e le agapi. Spieghiamo anche al nostro pubblico che magari non conosce direttamente cosa sono queste cose per voi molto importanti. Ma sicuramente le diete e le agapi sono le assemblee generali, le diete, le agapi, le assemblee tematiche. Durante le diete vengono elevati al rango di nobile le persone vicine al nostro mondo, che sono
sia i ristoratori, i produttori, tutti quelli gli appassionati di questo mondo. Vengono svolte due diete, una dieta durante la primavera, una dieta d'autunno, mentre le agapi sono le riunioni tematiche. Agapi può essere quella del bisato, quella del cinghiale, piuttosto quello del sardone barcolano. Ecco perché questo sta a testimoniare, come dice il nostro duca emerito Piero I, che mi ha consegnato il testimone la scorsa primavera. Il Ducato di Vini Friulani rappresenta tutta la nostra regione, dal Carso a Livenza. Dunque è un'attività che mira non solamente alla valorizzazione del prodotto, ma anche e soprattutto del territorio. Un'attività che alle volte varca i confini, come nella foto che vediamo alle nostre spalle. Ci vuole raccontare dove eravate qui? Ma qui eravamo a New York, in una delegazione, delle diverse delegazioni che abbiamo nel mondo, perché è stato stretto dai fondatori del nostro Ducato un grandissimo rapporto con i Fogolas Furlans. Quindi noi con l'Ente Friulini nel Mondo sediamo nel tavolo di lavoro con loro e Fogolas Furlans sono i nostri ambasciatori nel mondo. E chi non meglio i Fogolas Furlans di New York, di Toronto, dove addirittura abbiamo una contea, di Hong Kong e presto in altre nazioni, porteremo la testimonianza di questa produzione di qualità della nostra regione. Ringraziamo dunque il Duca Loris Basso e vi rimandiamo appunto alle loro iniziative che potete trovare sulle loro pagine social, la vostra pagina Facebook. Ci ricorda il nome della pagina? Ducato dei Vini Friulani.it. Bene, allora vi seguiremo da qui in avanti per appunto continuare e cercare di diffondere anche il vostro messaggio, che mi sembra molto molto importante. Grazie ancora e buona domenica di nuovo. Grazie e buona domenica a tutti. E adesso parliamo di soldi, di affari, di valori materiali e lo facciamo con un illustre immobiliarista, Gian Giuseppe Carpenedo, detto Nino. Buongiorno, grazie per seguirci in questo primo appuntamento di questa rubrica che parlerà dei valori della terra. Inizieremo ovviamente con i valori materiali, non con quelli etici, perché è il valore materiale poi quello che interessa a noi e interessa al territorio italiano. Il comparto agroalimentare italiano è un comparto estremamente importante, è un comparto che registra degli aumenti annuali di fatturato sia per domanda interna che per export. Iniziamo da quello più importante, che è il mercato dei prodotti DOP e IGP. Sono prodotti di denominazione origine protetta, prodotti di indicazione geografica protetta. Registrano oggi 818 indicazioni geografiche, quindi produzioni specifiche. Sono produzioni che sviluppano un fatturato di circa 15 miliardi all'anno, e quindi è un numero assolutamente importante, con un incremento del 4,8%. Altro comparto assolutamente interessante è il comparto vitivinicolo, che quest'anno raggiunge il numero di circa 3 miliardi di bottiglie vendute, ovviamente anche grazie al Prosecco di cui parleranno altri colleghi, non vi parlerò io, con un fatturato globale di circa 8 miliardi e 4 e un export che ha superato i 5 miliardi, dato fondamentale anche per l'immagine italiana all'estero. Sappiamo che il vino italiano all'estero è una componente d'immagine molto importante, ma ciò non toglie che tutta la parte agroalimentare riesce a sviluppare un fatturato molto più importante. I numeri di cui stiamo parlando, comunque, seppur importanti e confortanti per il nostro paese, sono ancora poco, perché c'è una potenzialità di sviluppo assolutamente interessante, data soprattutto dalla peculiarità, dalla particolarità dei microclimi delle regioni italiane, che riescono a produrre differentemente dei prodotti assolutamente interessanti e non copiabili. Mi giunge voce che in Cina ci sia una città nuova che è stata chiamata Parma, dove si produce il finto prosciutto di Parma. Qui si aprirà un altro argomento che però probabilmente non tratterò io, che sarà quello della capacità italiana di tutelare le proprie eccellenze e di portare il vessillo delle proprie eccellenze all'estero. Tutto ciò si riflette sui valori della terra, di cui vi parlerò nelle prossime puntate zona per zona, per cercare di offrirvi un quadro completo anche rispondendo alle domande dei telespettatori. C'è speranza dunque per chi possiede beni agricoli, ma più di tutto lo sa chi ha i piedi sulla terra, e Roma ne ha addirittura 4 appoggiati per terra. Se do retta a questo signore qui, divento ricca. Invece mi sa che resto qua a fa' ullis, a far latte.
È giunta l'ora di salire dalla terra al cielo con Lidia, che ci porta nella dimensione astrologica di questo mese. Buongiorno, oggi ho consultato per voi gli astri del mese di febbraio, mese meraviglioso, tutto incomincia a risvegliarsi, le giornate si sono allungate, dobbiamo incominciare anche i lavori nell'orto, nel giardino e nella vigna in particolare. Saturno e Venere, due pianeti che ci vogliono innamorati, disinibiti e maliziosi, stuzzicanti e coraggiosi per questo mese. Non solo, anche Venere si mette a giocarci nel mese dell'amore. Ricordiamoci che febbraio è il mese dell'amore. E con questo abbiamo concluso il primo numero di Nostra Madre Terra. Ci diamo appuntamento a domenica prossima e ci salutiamo con la musica dei Folke Titrai che suonano davanti al caminetto di Toni di Gradiscutta. Okay.